Oh, ragazzi, allora, immensa, immensa gioia per questo passo avanti che abbiamo fatto. Dobbiamo, esatto, adesso vado subito qua a vedere dove ci spediranno. Oh, ok. Ah, ok, ce l'aveva già detto. Hartman. Infatti. Beh, quello è poco ma sicuro. Di solito mette bombe. Grazie. Ok. Uno e due. Sì, sarei andato comunque prima lì. Ok, se ho capito bene, quei tre prima, poi devo tornare qui e vediamo. Allora, questo va dalla geologa, questo dalla paleontologa, io le chiamo tutte così, poi vediamo chi sarà uomo e chi donna. Porca miseria, sono 100 kg di roba. Sì, beh, li prendo tutti e due per forza. Non posso, devo per forza prenderli tutti e due. Sì, così ce li ho. Ok. Oh, quindi è un po' fuori di testa. Ok. Nor will his health improve. So we need you to bring him some Kyrellium scrubbing Ok, agents. questo è maschio allora, va bene. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, Poverini. leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has E la ever seen. peggiore, perché non se lo In any meritavano per event, niente. our team found something truly remarkable. Ok. Can you guess what it was? A No. fossil beach. Wow. If that is indeed what it is, then he has made a Beh, tremendous direi. discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those Kyrellium scrubbing agents as soon as possible. Ok. Quindi poi mi daranno One questo more thing, fossile Sam. da For riportarti. this run, you'll be transporting an antimatter bomb. Beh, The quando richest mai? paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to Dobbiamo, them is by esatto, blowing it wide risolverla, open. ok. Now, hopefully I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield Lo metto explosives, sulla schiena. but in case I do, make Ecco. sure you keep that container in one piece, no matter what. E se no ci finisco in mezzo anch'io. Ok. Questa cosa mi Thermopack. serve? Indispensable gear for cold weather operations. Especially useful when Ma traversing dove me lo metto? snow-capped È quello il mountains. problema. Dove lo attacco? Ma io lo faccio anche, perché per carità va bene. Però vorrei sapere dove lo metto. Sam, I'm sure you haven't forgotten, but you need to Ma be basta, ho extremely capito, careful ma with non that sono così antimatter bomb, idiota. especially when transporting it by a carrier or No, vehicle. non lo metto sul Any carrier. irregularities should trigger an alarm. Don't ignore it. E cosa devo fare? Fermarmi e stare. Cioè, ok, queste sono per il paleontologo che c'ha problemi. E la bomba, dove me l'hai messa la bomba? Non vedo la bomba e di solito non le vedo mai, è quello il mio problema. Ah, eccola qua, ok. No, boh, non so cosa fare. L'armor plate adesso la levo e lo metto nel carrier perché se no è un casino. Siamo troppo pesanti qui. Adesso vediamo come siamo messi, se riusciamo a camminare. E io devo portarmi tutto, sta roba la devo portare sulla schiena perché se no finisce male. Oh mamma, aspettate un attimo che controllo il cargo. Ok, quindi il nostro primo la nostra prima tappa è il geologo o la geologa. E
adesso. Non so se ce lo dice già così. Ah, ecco, vediamo. Esatto, perfetto. Beh, 658 non mi spaventa più di tanto. Siccome ci ha detto che il paleontologo a quanto pare ha qualcosa per il terzo. Sì. Sì. Sì, ma ce l'ha già raccontato, ce lo devi dire anche te. Sì. Under normal circumstances he would have died. Therapeutic hypothermia saved his life. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Okay. Perhaps due to the shock. His doom's abilities tonight, now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. Sì, ma ce l'aveva già raccontato, dai, ogni volta tu ripeti le... Tu sei fatto apposta per ripetere le cose. Ok. Vabbè, pazienza, è rimorto. Sì. Non avevo dubbi. Sì. Ah, ok, sono più belle qua, quindi. Considering the many times you've come face to face with the real McCorn. Esatto. Però quelle erano più belle. Ok, va bene. Aspetta che sto già facendo cose. Ok, dovrei andare. No, devo andare prima di qua. E quindi giro attorno. Giriamo attorno perché sennò pare brutto. Ok. Essenzialmente Dai ha ricapitolato quello che avrei voluto fare anch'io, perché in tutto il mio stupore dell'altra volta alcune cose non mi erano chiare, e invece poi riguardando ho proprio effettivamente ascoltato bene la storia di Hartman, e sì, pare che sia stato resuscitato dal defibrillatore che è partito da solo. Tutti gli altri erano morti e lui invece si è ritrovato, o comunque non erano lì, e lui si è ritrovato appunto resuscitato e quindi strappato dalla spiaggia dei suoi con quel defibrillatore. Ora, io, siccome ognuno ha la sua spiaggia, non so bene come sia possibile che di fatto moglie e figlia siano sulla stessa spiaggia insieme, loro due, perché ognuno dovrebbe avere la propria. Però vabbè, queste domande qui adesso ancora non riesco bene a piazzarle, non ho risposte, però già parte di queste storie cominciano a spiegare tante di quelle cose, che sono già contenta così. E niente, lui, il nostro Hartman, non l'avevo riconosciuto perché l'hanno solo usato come modello 3D, e in effetti il viso che ha Hartman è un pochino più giovane. È il buon Refn, che è il regista, che ha lavorato un paio di volte con Mads. No, di più di un paio di volte. Ha fatto la trilogia di Pusher, che è qualcosa di favoloso, lo consiglio vivamente. E Mess riesce a eccellere, anche se nel primo film si vede poco e niente, mentre il secondo film è tutto incentrato su di lui. E il terzo, vabbè, abbiate pazienza, non l'ho visto perché le storie sono abbastanza pesanti, e io ho guardato quelle che riguardavano Tony, che è il protagonista appunto fatto da Mess. No, io non so che cosa fare, ma soprattutto quando sento esplodere roba. Ma credo che sia il geologo che fa il suo lavoro, non lo so, vedremo. No, ecco che cos'è. Oh, non mi portare via i miei carrellini, ti prego, roccia. Oh mamma, che brutta roba, sta venendo giù. Stanno venendo giù in tante. Non da questa parte, ti prego, grazie. Ok. No, ritorniamo giù di qua, perché mi piaceva questa strada, nonostante tutto io la farei. Tanto se si annunciano le rocce rotolanti, io cercherei di farla così. E poi ha fatto Walhalla Rising, è sempre con Mess. E io dico che questo ragazzo c'ha una bella testa, e le storie più o meno sono a questo livello. Beh, quella di Tony no,
poverino, è proprio una storia molto triste, molto semplice, diciamo, nella sua tristezza. Ma quella di Valhalla Rising è veramente interessante, aperta a più e più interpretazioni, secondo me. E Mess è perfetto perché interpreta un personaggio che non dice una parola. E Mess è fantastico anche quando non deve, anche quando non parla, sa perfettamente come recitare con occhi e viso. Quindi ottime, ottime prove. E sono contenta di averlo visto. La penna elegante, ragazzi, ancora lì. Sono contenta di aver visto Refn in tutto ciò, perché era... è bello che abbiano lavorato tutti insieme. Queste teste qui hanno lavorato tutte insieme, perché secondo me qualcosina ci hanno messo anche loro, non soltanto le facce, e quindi mi ha fatto piacere. Ed adesso sto per morire, sono rimasta appesa. Ok, no. Ma ho perso qualcosa? Non ho perso niente? Ma va? Cioè, che culo. Sì, ma non mi... cazzo di telecamera non... Sto andando dalla parte giusta. Sì, era qua che volevo andare. Di pazienza, Sam, devi avere pazienza con me. Quindi ha detto prima il geologo, che forse è questo qua che ci sta salutando, o è il montanaro che ha lasciato cartelli ovunque per simpatia. Sei tu? Sì, sei tu, sei il geologo. Però devo capire bene dove sei, aspetta. Giù lì? Da qua? No. Questo è ancora gli Sticky Guns. Ah no, di qua, siete tutti e due di qua vagamente. Ah ok, ok, ti ho visto. Perfetto, scendiamo giù di qua. E credo di non aver rotto niente. Soprattutto la bomba non mi pare che sia... Ah, forse il rumore che ho sentito prima era la bomba. Adesso ci esplode sulle spalle. Essendo antimateria non so che cosa comporterà questo, però... cercherò di stare attenta, promesso. Ok. Sì, dovremmo esserci. Siete veramente in posti terribili, ragazzi. Non so come fate a lavorare in queste condizioni. Però io vengo qui e quindi non è che sono meglio. Ah, mi sa che il paleontologo forse lo trovo lì sotto. Non mi ricordo più se era il geologo ad aver problemi mentali o l'altro. Vabbè, tanto basta che state in casa vostra e non venite ad accogliermi di persona, io sono a posto. Mamma mia, Sam, non ti invidio per niente, io ho problemi anche col freddo, quindi ti capisco. Ok, facciamo questa consegna. Sì. Spero che ti servano, ragazzo o ragazza, non mi ricordo se sei un maschio. Aveva detto him, quindi no, dovrebbe essere un uomo. E poi no, non ho visto bene l'immaginetta che ci ha lasciato per chiedere aiuto. Ci siamo? Ok, ciao. Ho fatto il giro del mondo ormai, il mio nome lo conoscono tutti. That end of day stuff? Sì, non sono belle. Però sei un genio, eh. Lo sanno tutti tranne te che si viene infettati. I started to wonder if I'd ever see these meds. I guess you really are good at what you do. Thank you. Me lo sono portato sulla schiena. Vediamo se mi danno che poi io perché così tutte le volte che ho parlato non è che faccio caso. Wow, mi piace il rosso Marte. In tutte le volte che l'ho nominato non mi sono mai accorta di aver fatto l'errore di chiamarlo Chiral. In realtà è Chiralium, è così che si chiama il materiale. Chiral è l'aggettivo. Però fa niente, tanto ci siamo capiti lo stesso.
Ok, oh, benissimo. Beh, se non vi connettete voi dopo che mi ha mandato qui apposta. Figurarsi. No, ma poi alla fine io il thermal pad l'ho fatto, ma cosa ne ho fatto? Niente, l'ho lasciato lì. Tu, Bibi, in quel liquido lì come stai? È bello caldo il liquido. Sono un po' preoccupata per te. Adesso vediamo se... Ok, quel pezzo è connesso. Adesso dobbiamo andare esattamente giù. Bene. Hai un nome? Oh, questo qua è interessante perché secondo me il livello 2 si può usare anche sulle rocce. Ok. No, lui si chiamerà The Geology. Esatto. Quanto sei felice. Studying this fossil beach should be a good deal easier now, assuming I can prove once and for all that that's what it is. Honestly, though, I'm just excited I can finally share these findings with everyone. Tutti qua sono contenti di condividere i loro studi, è una bella cosa. Evidence of an ancient death stranding. È molto interessante, anche se non capisco nemmeno quello recente di Death Stranding, però. Ma perché ci tieni così tanto a spiegarci? In the distant past, earthquakes cause frictional melting along fault lines, producing layers of what is known as pseudotachylite. We call these layers fossil earthquakes. Extending the principle, our fissure here is what one might term a fossil beach. The presence of corallium in this of all strata cannot be a mere coincidence. It strongly suggests that beaches must have appeared during the Cretaceous Paleogene extinction event. Però questa cosa qua è difficile da capire. Data suggesting that similar fossil beaches were discovered in strata corresponding to other extinction events too. Ma quindi erano spiagge per qualcun altro, non per gli esseri umani comunque. In expanding the chiral network, you've helped us glimpse a pattern in these scattered points of data. You furthered our individual research projects and ensured that it is only a matter of time before we recover all we have lost and solve. Ma adesso non esagerare, secondo me tutti i misteri non è che li risolverete, però proprio con me. E comunque volevo farvi notare che l'altra volta lui è andato a cercare la sua famiglia lasciandoci lì tranquilli ad aspettarlo, ma se lui l'avesse trovata non sarebbe mai più tornato, e quindi io mi chiedevo effettivamente cosa avrebbe fatto nel caso. No, stavo pensando che cioè, le spiagge, se esistevano ancora prima degli esseri umani, quindi chi accoglievano le spiagge prima? E una volta che sono arrivati gli esseri umani, le spiagge devono essere mutate di brutto, perché poi lì hai voglia quante ne sono arrivate di nuove. Oh, che strana sta cosa, interessante. E voglio vedere che ma quali ordini, ma ordini importanti? No, vedi, sì, mi hai aggiunto gli ordini, ma io non li prenderò mai da qui perché devo andare giù dall'altro. Ah, ok, sono tentata. Però non mi serve a niente al momento, perché se anche lo costruissi poi non lo posso usare, perché come faccio a portarmi dietro i carrellini? Io voglio andare, scusate, voglio andare a vedere il pad dove me l'ha messo. Avevo costruito il thermal pad, ma non so, non me l'ha messo da nessuna parte. Il mistero si infittisce. Ok, quindi l'ho messo, ottimo. Beh, direi che va meglio, né? Va meglio, Sam. Mi sento più tranquilla adesso, ok. Ok, pronti? Col nostro scaldino sulla spalla. Ok, adesso io andrei giù di qua per andare dal paleontologo.
paleontologo, però non lo so. Aspetta, perché dovrebbe essere questo, giusto? Quanto? È sempre 632, vi siete messi a distanza proprio calcolate. A parte che se quello faceva tutte le sue, i suoi lavori di scavi, forse conviene stargli un po' lontano. Va bene, vediamo quante bestiole dobbiamo incontrare da qui a giù, perché mi sembra strano che abbiamo fatto tutto un percorso senza troppi ostacoli. Questi tre carrellini che mi seguono non aiutano tantissimo, però le cose me le devo portare dietro, non è che posso vivere così di sola aria. Ho bisogno delle pistole per le BTS. Adesso rotola, guardate che diventiamo una valanga di neve. Però è partito Patience e quindi sono contenta. Aspettate un attimo. Eh no, non è possibile perché è partita la canzone. Quindi devo andare dalla parte giusta se è partita la canzone. No, perché mi sono fatta questa convinzione, ma mi piace, me la tengo, che la canzone sia indice di positività. È anche una bella cosa, perché è vero, la musica è indice di positività e quindi è bello che porta una canzone quando sei lì a fare cose belle. No, sta buono Sam, e credo di aver preso delle decisioni sbagliate, però... Quindi non siamo più congelati adesso che abbiamo questo thermal pad, che sembra un po' Bibi, abbiamo Bibi sulla spalla. Oh, guardate i cartelli, che bello. Ok. Bene. Abbiamo ricevuto una mail dal geologo che non sta tanto bene. Ci parla degli incubi chirali. Adesso lo passiamo, perché questo stretto condotto non so dove porta. Aspettate un attimo, dov'è la tua... Ah, eccola lì la tua casetta, sì, l'ho vista. Cioè, casetta, poi magari sei lì che stai scavando e adesso dobbiamo venire a portarti la bomba lì dove sei, che è possibilissimo. No, forse... come l'altra volta, te la devo solo consegnare e poi scappare veloce. Oh, guarda, qua c'è anche erba, pensa un po'. Che bello. Bene, bene, sono contenta. Sì, vai Sam, vai. Facciamo un'entrata trionfale con tutti i nostri carrellini. Eccoci qua, siamo arrivati. Adesso... non so mai se è il nostro cappellino che fa quei versi, la lontra. Ok, la bomba te l'ho portata, quello che ne farai sono affari tuoi. Buongiorno. Che bello. Sì, decisamente, guarda, ne so qualcosa. Non darmi troppa roba da portare dall'altra parte, perché sono messo malissimo. Però un po' di danno gliel'abbiamo fatto, ci sono cascata sopra. Oh, wow! Arancione vulcano? Esiste l'arancione vulcano, non lo sapevo. Non mi piace. Prima o poi cambierò il colore a sto backpack. Ok, siamo elite. Ah, elite mover stavolta. Few portals can claim... addirittura. Non credevo. Ah, ma avevo mai perso coscienza, non mi sembrava, sono mai svenuto. Può darsi, mentre portavo la bomba forse. Ok, connettiamo anche te. E poi mi è stato detto che tu hai della roba da portare alla terza postazione.
ma la mia preoccupazione è che sia tanta la roba da portare. Ebbene. Dai che manca poco. Wow. Wow. Non so se la useremo mai, io spero anche che non ce ne sia bisogno, però livello 2 della granata. Però preferirei che mi migliorasse la pistola, perché la granata non vorrei usarla mai più. Eh sì, immaginavo. Ah, l'ha lasciato qua? Cacchio, tutta la strada che ha fatto? Ah, ok, bella la moneta. Ma posso vederla anche? Ma va? Oh, quindi aveva una spiaggia anche lei? Che bello, sì, voglio portarla. Dai, dai. Non dovrebbe pesare tanto la moneta, giusto? Ah, ok, grazie, le devo portare tutte io. Ah, ok, meno male. No, adesso devo andare a cercare. Ah, ok, vabbè. Io pensavo ce l'avessi qui, sei uno stronzo, mi hai fatto credere. Vabbè, ma potete insultarvi tra di voi e lasciar fuori me. Ecco, quindi la devo mettere per forza. Non avevo dubbi che fosse la cosa più importante del mondo, Hartman. Sì, ti do ragione, dai. Sì, ma devo mettermi una maschera antigas per andare a prenderla, va bene. Eh sì, l'ho detto, l'ho appena detto. Certo. Oui, ne? We're so close, so very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Secondo me Sam ti sta ascoltando e ti sta mandando a fanculo. Io lo farei. Ah, va bene. E questa è la prossima cosa da prendere. Adesso aspetta che guardiamo. Deve avere una strisciolina rossa, perché se no non esiste. Ok. Dove devo recuperarlo questo? Oh, ok. Va bene. Sto zitta perché la maschera me la fabbrico dopo. E quindi accogliamoci questa ricerca della ammonite. C'erano altro da fare questi che perdersi ammonite in giro. Lo so, ho capito. Good idea. Sì. It'll filtrate the air and keep you breathing normally. Cosa devo fare? In addition to protecting you from toxic gases, it'll also help to reduce fatigue from strenuous activity, making it easier to keep your balance. Non è che svengo, no. If it didn't have a limited battery life, I'd tell you to keep it on the whole time. But it does, so don't. Ok, ho capito adesso. Ha usato un modo un po' contorto per dirlo. Non avrei usato figure retoriche, cioè, quindi devo decidere io quando metterla su? Porca miseria. E allora mettila qui e poi vediamo quando mettercela, quando siamo per morire. Vediamo dove ce l'ha infilata. Aspetta, fammi vedere. Ah, forse è qua tra queste cose qui. Cos'è? Eccola qua. Ok. Ok. E niente, però adesso teniamola lì e poi la metteremo. Adesso vediamo qual è il posto dove andare a recuperare la nostra ammonite. Ok. E quanto? E qua nei paraggi non potevate uscire voi a farvele queste cose.
E ok, una volta fatto questo, beh, però io la metterei, se è a 168 metri, secondo me è meglio. Adesso va bene che si consuma, però mettiamola. Poi vorrei sapere con le BT come funziona, che magari sentono meno il nostro respiro se ce l'abbiamo su. Ma aspetta che guardo bene, perché preferirei essere sicura. Sembra un po' Higgs così, eh. Va bene. Speriamo non consumi la batteria tutta subito. Però insomma siamo qua vicino. Io c'ho paura che arrivo e già i fumi mi creano problemi. Ok, la roba si rovina con... piano. Bene. Mi sa che è proprio qui, sì. Direi che è proprio qua sotto. Aspetta un secondo, fermo. Lo so, no, non doveva proprio succedere questa cosa. Io staccherei i carrellini, che è rischiosissimo, però andrei così, perché c'ho paura che il carrellino mi rallenta troppo tutto. Ma tutto devo... sì, mi sa che devo prendere tutto. Aspetta, fermo. Ma da dove passo? Siamo di qua. Volevo scannare, ma non me l'ha permesso. Sono un po' in agitazione perché ho paura di... Ho paura di metterlo troppo in pericolo, quindi adesso faccio così e prendo tutto quello che trovo. Sperando di riuscire a portarmelo su. C'è altro? Ho fatto tutto, ok, perfetto. Adesso dobbiamo risalire su, che è divertente come cosa. Ok, attacca. Ce l'abbiamo fatta? Sono tutti e due collegati? Ok, dai. Direi che tutto sommato l'abbiamo fatto. Ci abbiamo messo il nostro tempo ed è anche stato brutto da vedere, però alla fine in qualche modo più o meno è andata via. Non dovevo neanche portarmi tutta sta roba dietro, ma chi va a saperlo questo? Sì, insomma, vabbè, non mi fai salire da lì, d'accordo, capito. Ok. E adesso vorrei capire dove vanno queste cose, perché tu mi hai detto mi hai detto di riprenderle, ma io non è che te le posso portare e te le consegno a te e tu poi vedi cosa devi farne, signor paleontologo. Perché sono anche un po' stanco, io preferirei darle a te. Non sono sicura, secondo me mi dirà no, portale tu. Vediamo. Dove sono andata? Ditemelo. Ok, pensavo fosse lì, scusatemi. Ho visto il primo... La prima porta aperta e mi ci sono infilata. Ne avete qua di schifezze in cui infilarvi, e chiudervi anche dentro. Ok. Ho fatto quello che mi hai chiesto. Guarda qua. Ho tutto quello che volevi. Guarda un po'. Oh. Non è stato tanto difficile andare quanto tornare. La tua maschera non so quanto è servita, però l'ho tenuta su. Bibi si è incazzato un paio di volte. Eh sì, era qua sotto, genio, e la maschera ce l'avevi anche tu, Sì, è proprio perfetto, bro.
Guarda com'era perfetto. Il rosso che fa male anche agli occhi a guardarlo. Quindi adesso, ma quante interviste nuove, wow. Ma non ce l'avevi... Ah, per la maschera, va bene. Oh, ok. Bene, molto bene. 116. Thanks for bringing in that lost shipment, Sam. And yes, it did indeed include an ammonite with a bonafide umbilical cord attached. I've already sent some images and a preliminary analysis to Hartman. Oh, bella, bella, mi piace. Seems the surrounding strata contain traces of tar, which lines up with one of his theories. Anyway, I know you only just brought this ammonite here, but I'd like you to deliver it to a colleague of mine. Ok, adesso è questo che devo portare, ma non tutti e cinque, per favore. Ok, cosa sapevo che dovevo portare qualcosa. Stringetevi la mano voi due, dai, che adesso siete connessi. Accordingly, I would ask that you also recover the tar collectors deployed near her shelter and deliver them along with the ammonite. It would be too dangerous for her to attempt to retrieve them herself, which is why we must impose upon you. By aiding her research, è sempre troppo pericoloso per gli altri farlo. Per me mai. We've already made so much progress with the data recovered by the network. With your continued help, I know we can accomplish even more. Ok, non sono sicura di aver capito proprio tutto, tutto, tutto. E intanto guardiamo quello importante, che è questo. Quindi due cose dobbiamo trovare. Aspetta. Esatto. Bitieria, beh certo. Ok. E... ok, va bene. Allora, siamo qui e dobbiamo prendere questo ordine che mi spaventa tantissimo, in particolare la prima parte, cioè questa estrazione che dobbiamo fare qui a metà strada, ma neanche tanto a metà strada, quasi vicino all'Evo-Devo Biologist o Biologist, e solo che è un territorio BT. E quindi perché non essere spaventati? Ovviamente siamo spaventati, però ci costruiamo un'altra pistola perché ne abbiamo già poche, no? E a questo punto io mi costruirei anche... già è vero che la devo portare, sì, questa la portiamo sì, su, questa invece la anghiamo qui, che è il caso. No, head out, aspetta un attimo, perché a questo punto ci facciamo anche quelle granate meravigliose nuove che ci hanno, che erano disponibili già l'altra volta, che ci hanno detto con molto tatto di prepararci, e direi che lo facciamo. È la seconda, questo, livello 2, no? Esatto, boh, proviamo, magari è una cosa che si rivela essere veramente molto utile, non lo so. Cerchiamo di fare il possibile per non morire, diciamo, ok? E siamo pronti, pensate un po', siamo pronti. Mi porto sempre dietro i miei carrellini perché dico ogni volta che me ne libererò, invece non lo faccio mai. They will come per cosa? Per la nostra morte, probabilmente. Dove siamo diretti? Questo cos'è? Ah, ok. Grazie per farmi strada in questo modo così elegante. Grazie mille. Ci speravo. Forse potrei costruirmi un generatore e farei prima che aspettare che si ricarichino queste gambine. Va bene ragazzi, andiamo incontro alla morte, tanto questo è ormai il mio gameplay, è tutto così, è correre incontro alla morte con questi due carrellini attaccati al sedere e facciamo così. Intanto se il mio cane non abbaia in modo scomposto per ore, adesso vedo perché se abbaia metto pausa, mi sa che devo mettere pausa, sarà arrivato tipo il postino. Ok, niente, il mio cane mi sa che abbaierà perché non ho modo di evitarlo. Il mio vicino sta agendo e la mia cagnolina ha da ridire. In proposito, la mia cagnolina ha sempre da ridire quando
sente rumori in giro, eppure li sente da 6 anni. Non se ne fa una ragione. Ok. No, scusate, voglio vedere quanto è il punto, cioè quanto siamo lontani. Ok, non è eccessivo la distanza, è tanta la paura più che altro. Va bene, faremo questo, vedete questa cosa qua, la passeremo lì ovviamente come al solito. Però non mi piace che le gambine siano messe così, dei problemi. Ok, dai, andiamo. Tanto ormai i PCC li stiamo usando tutti così. Tutte le volte che avrei potuto costruirmi un ponte non l'ho mai fatto. Ok. Oh ragazzi, sono 2 giorni che penso alla storia di Hartman e devo dire che mi sono un po' innamorata. E sono quelle le storie che piacciono a me, ve l'ho detto. E a me quel personaggio piace tantissimo, quindi ci penso un casino. E sì, mi sono un po' innamorata di Hartman. E quindi spero che riuscirà a trovare la sua famiglia e andare a vivere sulla spiaggia con loro. Quindi mi auguro anche quello per la fine di questo gioco, oltre a un bel finale per Sam. Ma mi è piaciuta davvero tantissimo, quella storia lì mi ha colpito tanto. E un po', se dovessi scegliere un personaggio da interpretare in tutto questo caos, e che comunque di bei personaggi perché hanno tutti storie molto interessanti, io sceglierei Hartman, vorrei essere lui. Bella questa cosa dei viaggi avanti e indietro alla ricerca della famiglia, e poi il fatto che in realtà i momenti che trascorre qui nella vita reale sono quelli che, cioè, che alla fine deve far passare perché non sono quelli veri importanti. Io ci credo molto a queste cose, cioè ci penso molto alla differenza che c'è tra una percezione e l'altra di una persona, di quello che può essere reale e quello che non lo è. Non so se avete mai visto Ally McBeal, c'è una puntata in cui una signora chiede a Ellie di rappresentarla legalmente perché vuole essere messa in coma farmacologico, essendo comunque malata, perché lei ogni volta che dorme si ritrova a sognare di questa sua famiglia, e ogni volta che dorme riprende il sogno da dove l'aveva finito, o comunque per lei quella è la sua realtà, e lei è felice, cioè ha un marito, dei figli, ha la vita che non ha mai avuto nella realtà, e quindi vuole essere messa in coma per continuare a vivere quella vita lì. E io sono d'accordo, infatti, cioè, lo chiederei anch'io, è una cosa assolutamente legittima perché ognuno percepisce la realtà in modo diverso, e quindi anche in questo caso qui Hartman lo capisco benissimo, per lui la sua realtà è... Ah, mi devi anche dire come si chiama? Ma devo mettermi... c'è pericolo che cado senza sensi? Dovrò mettermi la maschera antigas? Io non lo so, se non me lo dice non lo faccio. Adesso guardate l'Odrade che si incazza perché questo è territorio BT e adesso arrivano, ovviamente. Ecco appunto. Cosa ho detto? Subito. Sì, ma tranquillo perché adesso cerchiamo anche di tagliare i cordoni. Guarda, se mi dici dove sono, Adradek, se ti impegni, cerchiamo di fare le cose per bene. Aspetta, scendiamo giù di qua. Però non mi dici niente, Adradek, come mai? E appunto, dicevo, per Hartman quella è la sua realtà, quella è la realtà vera, quella che ci tiene di più a vivere, andare in giro a cercare la sua famiglia per le spiagge, e quindi è giusto così. Infatti, e adesso cerchiamo di continuare così. Vediamo se qua c'è qualcuno a cui tagliare il cordone, perché secondo me punti dritto verso di qua, Odra. Vedo cose, vedo. Vediamo se riusciamo. Aspetta. Perché qua... sto... Sì, lo so che mi sto avvicinando, solo che... mi sto avvicinando male. Mi sto finendo in bocca, lo so già, ragazzi, lo so. Vediamo se... No. Eccole lì. Mi sa che qua non mi conviene cercare di tagliare il cordone, mi sa che mi conviene difendermi. Signori, uno,
due. Abbiate pazienza, mi dispiace ragazzi, avrei voluto ricevere dei like da voi, ma mi conviene più così. Non facciamo notte. In inglese fare night. Oddio. Eccolo lì. No, pick up no, non mi interessa. Mi devi dire solo se posso tagliare. Tu così, nella tristezza, guardate, poverino. Era lì che si guardava il paesaggio, mi dispiace pure. Ma povero. Ok, ma mi hai detto che mi stavo avvicinando, ma io non vedo nessuna vicinanza. Adesso dovrò cercare di capire da solo qual è il punto in cui devo retriviare sta cosa. Territorio BT. Perché si mettono in questi territori? Oh, questo è grosso. Questa è una BT grossa. E queste qua sono quelle che stavano da Hartman. Wow! Oh, si è arrabbiato! Che miseria, si è arrabbiato! Taglia il cordone! Possiamo tagliare il cordone! Oddio! Questo cosa è arrabbiato! Mamma mia! Ok, no, e adesso scanniamo. E mi dici dov'è? Ah, di là. Ho scannato anche una BT, guardala là. Queste qua sono quelle che ci diceva Hartman, che non sono proprio belle da vedere, secondo me. Guardate le zampine qua sotto. Wow, quella lì era grossa, eh. Quella era grossa, grossa. Ok, ma ce ne sono 5 da prendere. Ma voi mi mettete sulla schiena un sacco di roba, bastardi. Ma io non sono qua a fare il mulo, ragazzi, mamma mia. Adesso io entro qua dentro e me ne trovo una davanti al naso, perché ci sto andando infatti addosso proprio. Guarda, pensa un po'. Qualcuno si è arrabbiato, ho sentito che ce l'avevo dietro. Per favore, mi sto comportando bene, sto cercando di far... no, se vieni qua vicino ti taglio il cordone, te lo dico subito. Dove sei? No, mi becca, sicuro. Lo fa apposta. Sta apposta venendo qua a beccarmi. Maledetto bastardo. Oh, ma perché? Perché? Stavo facendo tutto così bene. Adesso me la dovrò vedere col Pokémon. Perché voi siete dei gran bastardi. E non mi ascoltate. Adesso mi prendo questo subito. No, sta fermo. Sta fermo. Non sapevo che finiva così. Eppure ho consumato granate e colpi per niente. Perché alla fine io speravo di potermela evitare sta cosa. Stai male, Bibi? Devo occuparmi di te? Sì, sarà meglio. Adesso mi becca perché sono qui a farmi i cazzi miei. Sentite che cammina? Ok! Io scherzavo ragazzi. Sentite, se dovete mandarmi dal Pokémon, fatelo e facciamo prima. E ce la vediamo col Pokémon e basta. E magari poi la smettete. Però se questo è territorio BT, io temo che anche vedermela col Pokémon non è che le faccio andare via. Andrà a finire. Esatto, che poi tanto col Pokémon me la devo vedere comunque. Ok, perfetto. Abbiamo risolto così. Adesso voglio vedere se sei sempre... sempre tu sei, ma non potete cambiare un po'? Queste voglio, proviamo. Queste son potenti, dai, te. Una, due... Due sono! Non ci credo, ragazzi, sono due. Oddio! Aiuto! Oh, mamma! Basta? Abbiamo finito? Oh, questa si è capottata come un topo morto. Ok, poi altro. Adesso mi prendo tutti i pezzi di Kyralium che mi lasciate. No, scusa, c'hai ragione, Bibi. Ma che bello che è diventato adesso questo posto. Mi fai prendere Bibi? Ragazzo, perché questa qua va in auto. Però è felice perché abbiamo sconfitto. Va, che fa? Che carino. Sì, ce l'abbiamo fatta. Adesso
Meno male che abbiamo tutto dietro al, sulle spalle, cioè che abbiamo tutto qui e non c'è caduto niente, però devo andare a vedere dove cavolo sono le cose che devo recuperare. Ok, questo è uno. Speriamo di non aver perso proprio tutto, tutto, tutto. Ok, poi altro. Eccolo lì. Che palle, ragazzi, ogni volta va a finire così, non è possibile. Ero anche stata abbastanza attenta, ma perché? Perché? Aspettate che non mi piace vedere. Oh. Vabbè. Oh. Va bene, quindi alla fine, ok, questo, poi cos'altro manca? Manca un sacco di roba qui. Lì cosa c'è? No, quelli non mi interessano, qua neppure, questi tutti pesci morti. Che stress. Avevo ricaricato le gambine, pensate un po'. Cos'è che c'è? Ah, è sempre roba che devo recuperare. Ok. No, quello non mi interessa. Questo mi interessa. Ok, c'era tutto? Ma va? Davvero? Ok, se ho tutto, allora perfetto. Io prenderei anche cose che non mi servono. Guarda un po', sono così felice. Ok, adesso tornerei. No, non dobbiamo tornare indietro. Devo andare dal Levo Biologist. Immagino di qua, pensa. Ok, perfetto, andiamo giù di qua. No, cadere. Scusami, Sam. Abbiamo ricevuto la mail del geologo subito dopo avergli portato le sue medicine anti-intossicazione. E ci ha detto che stava già meglio, però ci teneva a dirci che all'inizio aveva scambiato i sintomi di avvelenamento da Chiralium, li aveva scambiati per semplici problemi dati dall'isolamento, quindi aveva, mi pare, tipo giramenti, insonnia, e aveva detto sarà l'isolamento che mi fa stare così, no? Ma poi aveva cominciato ad avere gli incubi sulla fine del mondo e quindi sognava praticamente queste spiagge dove le BT erano tantissime e si riversavano poi nel mondo. E dentro di me ho pensato, beh, potrebbe anche tranquillamente essere uno degli scenari che Higgs ha in mente, e cioè quello di liberare tutte le BT possibili e immaginabili e riversarle tutte aprendo una spiaggia. Che bella sta farfalla. E i cattivi hanno sempre queste cose gigantesche in testa di fine del mondo, così che uno anche si chiede, ma che cacchio te ne viene a farla finita col mondo, che poi non c'è più nessuno a cui rompere le palle, non ne viene tanto neanche a te. Però vabbè, magari vuole godersi lo spettacolo. E niente, quindi insomma aveva detto che aveva queste visioni un po' macabre, che in effetti sono le stesse che ha Sam. Infatti il geologo dice, di solito queste visioni ce l'hanno quelli con i Dooms. Solo che il Chiralium abbiamo stabilito che è un materiale antico, forse più della Terra. I Dooms invece sono una cosa praticamente che gli esseri umani hanno ricevuto dopo il Death Stranding. E quindi non ho capito bene qual è la connessione tra appunto l'avvelenamento da Chiralium e le persone che hanno i Dooms, che hanno gli stessi incubi sulla fine del mondo. Quindi a questo punto mi chiedo se non sia semplicemente che l'incubo della fine del mondo ce l'hanno un po' tutti, perché così funziona in questo. Cioè, tu abitavi proprio vicino a quel punto dove ho dovuto tirar su le cose in mezzo alle BT. Vabbè, e i Pokémon non ti fanno visita? Adesso sono due ragazzi Pokémon, volevo lamentarmi di questa cosa. No, io preferivo che cambiasse il Pokémon, non so, che fosse più bello da vedere, cose così. Invece no, sono semplicemente aumentati di numero.
Adesso fra un po' diventeranno 3, poi 4, io non lo so. Vi sembra giusto nel Berisi mode? Ok, con tanta fatica, innumerevoli traversie, siamo arrivati fino a qui. Eccomi. Ti porto tutto quello che ho, anche quello che non ti compete, secondo me ti do anche quello. Se ti connetti, mi fai questo favore, penso proprio di sì. E sì, mi dice anche in totale 5 containers, così sei tranquillo e sai di aver fatto il tuo lavoro. Perché? Ah, ok, sì, è un po'... Bibi non sta benissimo. Ma fai un po' quello che vuoi. Mi prendi anche per il culo. Ma non ho più attaccato il mio... Dov'è il mio pad? Mi sa che ho fatto casini prima. Il mio pad, quello per il riscaldamento, me lo son tolto. Va bene, dai, abbiamo fatto anche questo. Adesso non so che cosa ci chiederanno. Adesso arriverà Dai o Hartman a dirci come continuare questa storia. Spero. Connettimi. Certo. Sì. E non abbiamo neanche più i nostri occhiali che abbiamo avuto per tutto. Ogni tanto cambia da solo, secondo me, Sam. Ah, poi mi sono accorta mentre ero nelle fogne che cercavo Cliff, che mi hanno detto che il Loader Deck funziona anche da lampadina. C'era scritto sotto, ma io ovviamente ero troppo nervosa per leggere. Avrei potuto usarlo come lampadina. Che non è male, effettivamente fa un sacco di luce Loader Deck, anche senza chiederglielo. Ok, bene. È bello connettere questo posto pieno di BTs. E... oh... oh, ma posso lanciare granate piene del mio sangue? Perché è quello un po' che serve. Prego. Eh sì, me l'avete detto in 40.000. Del resto non è che sia una cosa tanto normale, ovvio che... Sudden environmental changes such as these invariably lead to the extinction of organisms that fail to adapt. Infatti, è anche questa una cosa interessante. The regions of DNA that grant successful organisms their advantages. These genetic factors are the key to evolution. Sì. But there are adattarsi. Genes which have the opposite effect. Those which disadvantage organisms. Extinction factors, as they have been called. These are the seeds of advancement and obsolescence. Such factors may lie dormant within us all, a choice waiting to be made for every being since the advent of life itself. If so, mi piace che tutta questa gente ha un sacco di cose da dire e le dice a noi. Evidence of these genetic decisions that may aid us in navigating our current crossroads. In any event, thanks to you, I can now study the composition of the tar in greater detail. Ma puoi mandarmi una mail, come dico sempre. Perché dirmelo così a voce è difficile da... No, posso immaginarli, guarda, ho due Pokémon, abbi pazienza. Ok, va bene, sono contenta. Sì. Preparations are finally complete for the chiral reintegration. If you could collect the necessary materials for the restoration work and bring them here, I would be most grateful. Cioè, adesso mi dirà che cosa devo fare, spero. Ah, quanta pazienza. Ok, devo tornare al laboratorio, però ci sarà qualcosa da... No, non c'è niente da fare. E cosa devo portarti, vorrei capire. Non so che cosa ti devo portare, ma voglio vedere cosa mi avete dato di nuovo. Esatto. Lancia granate. Però granate normali, secondo me, se no me l'avrebbe detto, che era contro le BT, quindi non mi interessa. Al momento, qua nel private locker immagino che non ci sia nulla. Ok. Però io potrei consegnare, esatto, questa cosa, visto che ti ho connessa. Già che l'ho fatto. Mi sono preso tutto questo disturbo. Guarda te da quanto tempo non abbiamo una private room in cui in cui poterci lavare.
È difficile questa vita, sì. Ok.